Radio. A Pescara si alza un'altra marea. Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Radio Altra Marea. Io sono Nicoletta Della Penna e devo assolutamente confessarvi una cosa. Introdurre un podcast è una cosa difficilissima ed è la 17ª volta che rifaccio questa entrata. In realtà ci tengo particolarmente a farla bene perché la puntata di oggi parla di arte, in particolare di poesia, e ne parliamo con i ragazzi del collettivo Poetry Slam Abruzzo. Insieme a loro abbiamo deciso di farlo in due modi. Da un lato chiacchiereremo con loro per conoscerli meglio, per capire di cosa si occupano e come agiscono sul territorio. Dall'altro però, per farci trasportare nel loro mondo senza filtri, gli abbiamo chiesto di portarci un assaggio delle loro performance. Quindi tra un intervento e l'altro sentirete, avete già ascoltato se siete stati attenti, la loro poesia direttamente dalle loro voci, perché siamo convinti che il modo migliore per spiegare la poesia sia farvela sentire. Tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno, e tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno, tergiversa l'uomo in tuta di sabato sera, e tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno, tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno. Veniva fuori come un treno che non passa, un treno che arriva, e tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno, tutto vedo, tutto vedo, tutto un sogno. E staziona lì, fermo, con una sigaretta in mano per la tarda ora, e tutto infastidito ed attratto insieme dai latini americani di contorno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, come le risate finte della stand-up comedy, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, come le urla senza eco perché non ci sono più montagne, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, destinati a restare a galla in un mare che non balla ma trema, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, il mondo non ruota ma crolla, e tutto finto, ed intanto sono disteso sulle rotaie aspettando un treno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, sono disteso sulle rotaie aspettando un treno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, disteso sulle rotaie aspettando un treno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, e tutto finto, tutto finto, tutto un sogno, aspettando un treno, un treno che stava aspettando te. Il primo dei numerosi ospiti di oggi si chiama Alessandro Scanu. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao a tutti, grazie, grazie per avermi invitato. Come stai? Bene, grazie. Ecco, senti, io prima di tutto, domanda di rito, vogliamo sapere un po' con chi stiamo parlando. Quindi, in particolare, segno zodiacale, numero di scarpe. No, scherzo, chi sei, che fai, dove ti trovi? Sono uno dei fondatori del collettivo Poetry Slam Abruzzo, sono uno studente di letteratura americana e di sociologia alla Freie Universität di Berlino, nonché un lavoratore part-time per guadagnarmi da vivere. Ok, fantastico. Senti Alessandro, io vorrei prima di tutto che tu ci aiutassi a fare un po' di chiarezza su alcuni concetti. In particolare ti chiedo di parlarci un po' del concetto di poesia orale, perché io da profana penso appunto che la poesia nasca come orale, no? Però la poesia orale è una categoria contemporanea, quindi ti chiedo intanto se si può considerare traduzione, penso alla spoken word, o eventualmente in che rapporti è con la spoken word, e poi ti vorrei chiedere anche di introdurci al fenomeno del poetry slam. Quindi dove, quando, come nasce, in che contesto storico. Perfetto, c'è molta roba sul nostro piatto questa sera. Immagino. Allora sì, mi rifaccio alla considerazione che facevi tu, che è senz'altro giusta, cioè la poesia effettivamente è un genere che nasce orale, e l'oralità è da sempre un elemento fondamentale della poesia, se non altro perché il linguaggio è prima di tutto una materia sonora, quella che i greci già chiamavano fonè. Detto questo, credo ci sia un po' di confusione terminologica tra parole come poesia orale, spoken word. Personalmente io tendo a tenerli distinti. Credo che con il termine poesia orale sia più giusto intendere quei generi di poesia
che vengono prodotti anche oggi da culture che non necessariamente producono questa poesia tramite la tecnologia della scrittura, del testo scritto. Quindi, per esempio, per rimanere al caso italiano, ci sono delle culture come quella dei cantadores campidanesi o dei poeti in ottava rima del centro Italia e altre tipologie di poesie dialettali sparse per il territorio dello Stato italiano, che sono poesie, sono generi poetici interamente orali, non fanno affidamento su testi scritti, sono spesso improvvisati, ma non necessariamente. E quindi questo è quello che io intendo con poesia orale, una poesia che affonda le sue radici interamente nella oralità e non passa per il medium del testo scritto. Spoken word per me è un termine che ha un significato differente ed è per questo motivo di difficile traduzione in italiano, perché dà luogo a fraintendimenti molto, molto facili. Spoken word per me è quel tipo di poesia che fa uso del testo scritto, tuttavia ne fa un uso un po' particolare, cioè gli autori e le autrici che fanno spoken word di solito fanno del ritmo, dell'interazione con la musica e con il suono, sia delle parole ma anche volendo di basi o di beat musicali aggiunti alle parole, una componente imprescindibile della composizione poetica. In questo senso la performance di un testo di spoken word non punta semplicemente a rappresentare, a espandere qualcosa che preesiste sulla carta, un po' come fanno, diciamo, gli attori nel teatro di prosa, ma è più simile a quello che accade nella musica, per i musicisti, per gli interpreti. Il testo, quindi poetico, nella spoken word è assimilabile, in qualche modo si potrebbe fare un'analogia con quello dello spartito musicale, cioè una trascrizione di un fatto che è prima di tutto ritmico e sonoro, ma esiste anche su carta. Ho capito, quindi sostanzialmente il grosso punto, diciamo, è che per spoken word intendiamo tutto quello che dà proprio attenzione, incentrato sul suono. Cioè, esatto, in cui il grado di oralità, la poesia, esattamente, è proprio suono, quindi con tutto quello che può comprendere, e quindi è diverso da poesia recitata. Assolutamente sì. Con cui possiamo intendere in qualche modo poesia orale, diciamo più alla grandissima, cioè prendendola un po' alla larghissima. Sì, è sicuramente differente dalla poesia recitata ed è anche però differente da... cioè un'altra categoria che purtroppo bisogna tirare in ballo, è un po' complicata. Vai. La questione, che è quella della poesia sonora, perché quella, esatto, è quella, sì, che certo. È quella che descrivevi esattamente tu, in cui praticamente quelli che in linguistica vengono chiamati i tratti soprasegmentali del linguaggio, che sono tutti quelli che si rifanno non al contenuto delle parole, alla semantica, ma alla prosodia, alla fonetica, all'intonazione. Sono il tratto fondamentale della poesia. La spoken word non si differenzia da questa, non è poesia sonora, quindi non è poesia che fa solo dei tratti soprasegmentali il punto centrale della poetica, ma è una poesia che in qualche modo è una sorta di compromesso, diciamo, che porta insieme quella che è la tradizione comunque scritta del testo, perché i poeti che fanno, gli artisti e le artiste che fanno spoken word si rifanno dei testi, perché, per quello che dicevo prima, non vengono fuori da un'esperienza di cultura orale propriamente detta. Tuttavia, questo testo è un testo che non esiste sulla carta da solo, è un testo che va, come dice uno dei protagonisti della spoken word italiana, Lello Voce, il poeta napoletano Lello Voce, va sottoposto ad una oratura in cui appunto le idee ritmiche, le idee sonore legate alla sonorità delle parole, al ritmo, alla prosodia, hanno una componente fondamentale nella composizione poetica. Ho capito, quindi il contenuto proprio semantico, diciamo, che si completa, si esprime del tutto con la componente sonora. Esattamente. Ma non è riducibile né da un lato, diciamo, né dall'altro. Senti, per arrivare al fenomeno del poetry slam, ti chiedo appunto intanto come nasce, che cos'è, in che contesto nasce, un po' di coordinate così spazio-temporali, e perché si tende ad associare poi l'idea di poetry slam e di poesia orale. Allora, il poetry slam si è arrivati sostanzialmente per gioco.
Un poeta americano, Mark Kelly Smith, lo ha introdotto nei club americani di Chicago e di New York negli anni 80, in quella che è la sua forma attuale, vale a dire una competizione tra poeti guidata da un MC e da una giuria popolare che viene estratta a caso tra il pubblico presente. Il Poetry Slam americano è figlio di quel mondo degli open mic, della stand-up comedy, di tutte quelle performance di avanguardia che tra gli anni 60 e gli anni 80 imperversavano negli Stati Uniti, che non solo negli Stati Uniti, e che volevano abbattere quelle che sono le barriere, diciamo, ontologiche, per usare un parolone, tra pubblico e artista. In fin dei conti è nato come un modo per far scendere la poesia dal suo famigerato piedistallo e allo stesso tempo per fare lo sgambetto ai poeti che vogliono salire sul palco. In Italia è arrivato piuttosto tardi, agli inizi degli anni 2000, e grazie soprattutto al poeta napoletano Lello Voce, appunto, che citavo prima, che lo ha importato a Roma nel 2001. Per quanto riguarda il problema della confusione tra poetry slam e spoken word e poesia orale, credo che in parte sia una banale questione di traduzioni malfatte dall'inglese. Un altro problema è che appunto lo slam è un formato, un format, diciamo, che è appunto quello che descrivevo prima della competizione con la giuria popolare, l'MC, non è un genere di per sé. Tuttavia, per il fatto che l'unica cosa che hanno in comune necessariamente le poesie che vengono performate, portate e proposte in uno slam è il fatto che debbano essere lette ad alta voce all'interno di un limite temporale di 3 minuti. Questo probabilmente ha causato questi fraintendimenti che fanno sì che si metta poi tutto nello stesso piatto, si tende a confondere in un rapporto un po' di metonimia quasi, il format con il contenuto. Certo, certo, chiarissimo. E volevo capire un attimo come il passaggio dal contesto originario del poetry slam, quindi appunto l'America, un certo tipo di America degli anni Ottanta, come avviene appunto questa trasposizione invece nel contesto italiano dei primi anni 2000. Ci hai parlato del personaggio, diciamo, che incarna questo passaggio, che è appunto il Lello Voce. Vorrei capire un po' di più appunto le spinte da cui nasce, diciamo, l'esigenza di trasportare questo format in Italia e se ha delle caratteristiche particolari rispetto alla versione, diciamo, americana. Sì, allora, l'esigenza, diciamo, di importare questo format credo che sia un po' un'esigenza, quella che è un'esigenza globale che ha permesso allo slam di diffondersi davvero in maniera internazionale, a livello internazionale, un po' in tutti i paesi. Vale a dire quella di far tornare ad essere la poesia un fatto sociale, prevalentemente, e non una questione dei singoli poeti, dei singoli individui o addirittura dei singoli lettori di poesia. Quindi questo fatto sociale, questa idea di poesia come un fatto comunitario è sicuramente il movente principale dietro la diffusione dello slam anche in Italia. Lello Voce non ha mai fatto mistero di questo. Per quanto riguarda le specificità, diciamo, formali in qualche modo dello slam italiano, quello che ho notato io da osservatore interessato in qualche modo è sicuramente il fatto che molti poeti che partecipano agli slam in Italia sono ancora fortemente influenzati da quella che è la nostra tradizione letteraria nazionale, molto ancorata al testo scritto, e che quindi scrivono ancora testi che funzionino da soli sulla carta, e questo è per loro ancora una prerogativa importante. Ci sono delle eccezioni, un nome su tutti che mi viene in mente su due piedi è quello di Sergio Garau, che fa della spoken word in maniera più genuina, secondo le definizioni che abbiamo dato poco fa. Quindi sì, direi che la specificità è questa del poetry slam italiano. Per quanto riguarda poi le confusioni a cui facevamo riferimento prima tra le categorie di poesia orale, di spoken word, credo che in Italia siano in parte dovute a dei fraintendimenti dovuti a cattive traduzioni fondamentalmente del termine, e un'altra è dovuta al fatto che l'unica, diciamo, qualità, l'unica caratteristica, l'unica proprietà che accomuna tutti i testi, tutte le poesie che vengono portate, vengono proposte negli slam, è quella di essere letti ad alta voce.
E quindi l'oralità, da essere una qualità della poesia, in qualche modo per un'istanza confusionaria, diventa un genere a sé stante. Quindi credo sia questa la ragione. Certo, certo. Tra l'altro, effettivamente, riflettendoci, quello che hai detto tu sulle caratteristiche specifiche, diciamo, della realizzazione di ciò che viene appunto espresso all'interno dei, appunto, dei tornei, delle gare di Poetry Slam in Italia, sia molto legato e molto influenzato dalla nostra tradizione letteraria. Siamo d'altronde, insomma, cioè, immagino che magari ci sia ancora qualcuno che scrive sonetti, ecco, proprio perché è anche una questione di abitudine delle nostre orecchie, no? Certi tipi di ritmi, banalmente. Assolutamente, assolutamente. Sì, più una questione di affidare ancora, appunto, come dicevo prima, la musicalità dei propri testi prevalentemente al verso, magari meno al ritmo in realtà. Siamo la patria dell'endecasillabo, quindi... Esatto. Direi che ha decisamente senso anche così il nome di Padre Dante, che sia ancora così. Esatto, che magari si troverebbe un po' a disagio tra i suoi epigoni, chissà. Quello probabilmente sì. Va bene, Alessandro, allora io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e speriamo di farne presto tantissime altre, e ci sentiamo per il prossimo podcast. Grazie mille a voi, ciao e buona serata. Ciao a tutti, mi chiamo Niccolò Venturini, in arte Nicché. Sono un cantautore mezzo rapper della Val Vibrata in provincia di Teramo. Di professione psicologo, specializzando in musicoterapia, mi occupo per lo più di songwriting e scrittura creativa con persone con difficoltà. Sono entrato in contatto con la realtà del Poetry Slam un po' casualmente, un paio di anni fa, durante il tour del mio primo album. Ero a Roma e decisi di iscrivermi ad un evento organizzato dal collettivo Wow Incendi Spontanei, partecipando con uno storytelling rap. E da qui, diciamo, che è iniziata la frequentazione di questa rete anche altrove, specie a Padova, che è la città dove vivo ormai dal 2013. Per quanto riguarda la nostra regione, l'Abruzzo, ebbi modo e piacere di conoscere il grande Matteo di Genova e i ragazzi del Movimento Aquilano, con il quale ho mantenuto, oltre all'amicizia, contatti anche per una potenziale progettualità che riguardasse il nostro territorio. Più che mai la provincia di Teramo, la mia provincia, in cui la realtà del Poetry Slam ha tardato a farsi conoscere. E l'anno scorso, finalmente, grazie anche alla collaborazione con un altro grandissimo autore del teramano, Mattia Franchi, in arte Ade di Tossicia, che saluto, siamo riusciti a organizzare i primi 3 Poetry Slam nella provincia di Teramo. In generale, le esperienze umane ed artistiche che ho avuto grazie ai Poetry Slam, così come grazie alla musica, mi hanno arricchito sicuramente tantissimo. Ho avuto l'onore di conoscere personaggi incredibili e dall'incredibile talento, che hanno sicuramente stimolato un tipo di creatività utile anche per le mie attività, non solo sia di musicista, diciamo, che anche professionali. In Abruzzo ho ampliato la mia rete, entrando in contatto con musicisti e scrittori che magari non avrei mai incontrato tramite gli ambienti strettamente musicali. Per una regione così piccola, tra virgolette, come la nostra, credo sia molto importante stringere legami e mantenere, insomma, tra artisti, anche solo per non demoralizzarsi troppo. Ma soprattutto credo che l'apporto più importante che ho ricevuto da queste esperienze riguardi l'attenzione che ho ricevuto il mio progetto musicale da parte di persone con una certa sensibilità e competenza per la scrittura, persone che magari ascoltano anche generi di musica lontani dai miei e che magari non avrei mai raggiunto altrimenti, mi viene da pensare. Credo sia tutto, vi mando un abbraccio a tutti i ragazzi del collettivo Poetry Slam Abruzzo e alla prossima! E andiamo adesso dal nostro prossimo ospite, che è Dimitri Ruggeri. Ciao Dimitri! Ciao Nicoletta, ciao! Benvenuto! Allora, intanto ti chiedo come stai e anche a te di raccontarci qualcosa di te, quello che ti pare. E, ma allora, tra i miei hobby, diciamo così, attività, curo l'attività legate alla poesia, alla videopoesia, al Poetry Slam e anche a attività legate all'arte contemporanea in passato, quindi ho queste passioni, chiamiamole così. Benissimo, benissimo. Senti, allora io con te vorrei parlare subito della dimensione abruzzese
e di appunto come nasce, che poi è l'ambiente dove nasce il collettivo Poetry Slam Abruzzo. Quindi ti chiederei di raccontarci appunto in che momento, e da quali urgenze artistiche, sociali, culturali nasce l'esperienza del vostro collettivo. Sì, diciamo che l'idea, o meglio l'utopia di un collettivo in genere è di per sé un concetto politico. Noi in Italia parliamo sempre di nord e sud, no? Ma ad esempio non parliamo mai di est e ovest. Io vengo dall'entroterra, quindi mi sono sentito spesso appartenente a una comunità appenninica, per fare un esempio, no? A un collettivo appenninico. In realtà, venendo qui, ho capito che c'era anche una comunità adriatica, che nulla a che vedere, no? Con certe comunità, con delle tradizioni che sono proprie, ad esempio, della zona tirrenica. Tant'è che nel 2017 ho fatto uno studio sui collettivi, scegliendo quelli di Poetry Slam, ma poco conta, a me serviva capire la dimensione della massa e che cosa facevano le masse. In questo studio, dove ho mappato i collettivi italiani, è stato il primo studio in Italia, mi sono soffermato appunto su quelli del Poetry Slam perché ero quasi affascinato, non solo perché lo praticavo, ma anche perché notavo in loro una fluidità, una dinamicità, ma anche una iniziale inconsapevolezza, perché stiamo parlando del lontano 2017, di creare reti dal basso sul territorio italiano, ma anche oltre, no? Pensiamo alla comunità lombarda del Poetry Slam che si interfaccia con quella svizzera, e questo va oltre i confini, quindi il territorio è un concetto che va oltre la città e va oltre determinati ambiti. Oggi questa mappatura può essere cambiata perché è liquida, sono cambiate le persone, ma noi in Abruzzo ci siamo mossi per arrivare a noi nel 2013 con questa consapevolezza. C'è stata un'ideazione del collettivo nel 2013, poi è stato fatto nascere nel 2014, e lo scopo appunto era quello di darci una dimensione territoriale, no? Siamo stati anche criticati da alcuni soggetti che, no, magari ci dicevano di considerare soltanto l'aspetto, chiamiamolo globale, no? E non territoriale. La nostra realtà, se vogliamo utilizzare un termine che va in voga, è una dimensione locale, quindi che guarda il locale per creare delle reti forti e andare oltre il territorio. Ovviamente il collettivo si è concentrato su Pescara, ma con tutte quelle considerazioni, cioè per noi non c'era soltanto Pescara, ma c'era un concetto di area vasta, di territorio vasto, che poteva prendere per esempio Monte Silvano, arrivare fino a Chieti, fino a diventare capillare e prendere tutto l'Abruzzo. Questo per noi era il territorio. E appunto il collettivo poi nel corso del tempo, se lo vogliamo chiamare, è stato una sorta di esperimento sociale e antropologico, comunque ha fatto girare intorno al suo circuito più di 200 performer, poeti, curiosi, con un pubblico abbastanza numeroso. Quindi questa è stata la nostra esigenza. Per riassumerla, la nostra motivazione è quella di far parte di un territorio. Grazie per il furore e il coinvolgimento. Evidentemente la dimensione territoriale, locale, è sentita quasi come un habitat, sostanzialmente, da questa esperienza. Ti volevo chiedere, appunto, rispetto a dimensioni invece un po' diverse, più metropolitane, anche più ampie, se vogliamo, delle grandi città, mm-hmm. Come questo
agisce anche a livello proprio di manifestazione, poi di prodotto culturale nell'evento del Poetry Slam, che l'aria sì, che si respira, no? Ovviamente influenza le persone e quindi anche la loro arte. Quali sono secondo te le caratteristiche, se vogliamo anche i punti forti di questa, di questo attaccamento anche così radicale al territorio abruzzese, perché ovviamente ricordiamolo, stiamo parlando del Poetry Slam Abruzzo. Sì, allora torno al concetto di territorio. Io quando ho importato il Poetry Slam nel lontano 2010 in Abruzzo, ho fatto una scelta che è stata quella di organizzare questo Poetry Slam in un borgo depresso della Marsica. E questa, a mio avviso, è almeno la mia visione di sviluppo e fare cultura, cioè un fare cultura ai margini del territorio. Fare la cultura ai margini del territorio, dove nulla è facile, nulla è scontato, è un atto politico. Fare cultura dove più in là c'è il nulla, perché oltre quel borgo veramente c'era il nulla, e oltre i borghi c'è il nulla, ma il nulla oggi stanno diventando anche i sobborghi, quindi anche il concetto di città si va, come dire, ridimensionando, no? Quindi cultura si può fare benissimo. Abbiamo dei casi, per esempio, in Abruzzo, no? A Castelbasso, che si è consolidato nel corso del tempo. Abbiamo altri festival che si fanno in paesi, insomma, di poche migliaia di abitanti. Quindi il concetto di città oggi come oggi è abbastanza relativo, anche perché con le tecnologie, uno con il PC, ho letto per esempio sul giornale che alcuni alunni ragazzi dell'università di Oxford, se ricordo bene, si sono trasferiti in un borgo della Calabria secondo un progetto per fare università, diciamo, a distanza, no? Quindi adesso è diventato veramente tutto relativo, e noi dobbiamo, secondo me, ricostruire questi margini per dare continuità a un territorio che si sta, come dire, sfaldando sempre di più, perché mancano dei progetti concreti e manca soprattutto una consapevolezza di territorio, soprattutto qua in Italia. Io faccio parte della comunità montana, c'è il Parco Nazionale, che è una entità a sé stante, che magari sta a ridosso della città, ma queste due entità non dialogano, e se non dialogano queste due comunità, tra virgolette, anche la cultura fa fatica a passare. Certo, certamente mai come sul nostro territorio la funzione, una delle funzioni primarie della poesia, che è quella anche sociale, ha assolutamente bisogno di una cassa di risonanza, e quindi noi confidiamo in voi. A proposito di questo, volevo chiederti, volevo chiederti se oltre alle manifestazioni, quindi alle gare, diciamo, di slam, voi come collettivo faceste anche, non so, altre attività, ad esempio qualcosa più a livello di, comunque collegato alla cultura, alla poesia, qualcosa di anche divulgativo, proprio per farsi conoscere sul territorio. Sì, assolutamente. Noi diciamo siamo partiti un po' con il gioco del Poetry Slam, che forse era lo strumento più affine alla che potesse creare questo ponte con una comunità, no? Anche se poi è nella struttura stessa del Poetry Slam, quindi è facile dire il Poetry Slam, come dicono tutti, che è la poesia che si riappropria della comunità, ma da qui a farlo veramente c'è un mondo, no? C'è un territorio dove bisogna chiaramente avere consapevolezza e lavorarci sopra. Noi abbiamo fatto altro, abbiamo preso rapporti con le università, abbiamo fatto seminari, abbiamo presentato libri, abbiamo fatto eventi di poesia performativa. Poi ogni
ogni elemento del collettivo ha sviluppato delle sue, come dire, capacità. Io per esempio mi sono molto focalizzato sulla videopoesia e ho coinvolto l'altra Alessandra Prospero, che è del collettivo, e la videopoesia con un premio, con un festival che è unico al mondo, che è dedicato ai borghi. Insomma, quindi cerchiamo di seguire quel fare contemporaneo che dicevo io, seguendo le nuove tendenze, anche se la videopoesia ormai in Italia non è praticamente conosciuta, negli altri paesi sì, ma la poesia rispetto a tutte le arti sta, in particolar modo all'arte figurativa, sta circa 50 anni dietro, no? Quindi c'è veramente tanto da fare, tanto da sperimentare. E noi ovviamente non abbiamo seguito soltanto il Poetry Slam, abbiamo anche un blog dedicato a queste nuove forme, si chiama Slam Content Poetry, dove ogni tanto qualche componente del collettivo pubblica l'articolo, legge, divulga, ma anche questo è fare cultura. È il semplice parlare, quando io dico avere la consapevolezza del territorio, io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che sono nati in paesi, no? Quindi io ricordo bene le chiacchierate che mi facevo con gli anziani, con le persone del luogo, quindi parlare con queste persone, magari intervistarle, cercare di capire come erano le tradizioni e investire del tempo con queste persone, ecco, questa è forse la ricetta per avere quella famosa consapevolezza del territorio e quindi della cultura. Beh sì, senz'altro, poi il valore anche del tempo dedicato alle persone, forse di questi tempi più che mai ce ne stiamo rendendo conto. Quindi sono contentissima che tu, insomma, ci abbia potuto far entrare meglio nella vostra dimensione, nel vostro territorio, per nominare ancora una volta questa realtà. E Dimitri, io ti ringrazio tanto, speriamo di sentirci presto, ti do appuntamento per tantissimi altri podcast. E niente, buon proseguimento, a presto. Grazie a voi. Sono la Biura, a 1000 triangolazioni. Sono l'anno trascorso con Circe nell'oblio del circostante, mentre le circostanze sono contro di me. Sono pena, indulto e amnistia, semilibertà ed ergastolo, ma mai evasione. Sono crepa rovinosa fra le tue abitudini, ora d'aria e luce tra le sbarre. Sono la coincidenza che non arriva mai e un treno in corsa senza fermate. E ancora sono climax, crasi e sinalefe tra un tuo dubbio e l'altro. Sono il fiuto di un perdono e la soluzione di un sorriso su una dannazione redenta. Sono un sigillo rosso di cera labbra. Sono la cicuta che dalla morte consapevole, sorseggiata con ombrellino e oliva su un otto volante, capovolto come il simbolo dell'infinito. Sono geyser notturno tra le tue pause oniriche. Sono amplesso di silicio alle tue composizioni basiche. E siamo adesso con un altro membro del collettivo Porisem Abruzzo, Andrea Pompa. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, lo dico io, è uno dei collaboratori del progetto Radio Altramarea, quindi tutto vero. Per noi è un amico, però oggi è qui in quanto rappresentante del collettivo. E non ci sono conflitti di interessi. Certo, per chi lo stesse pensando... State pensando molto male, molto siete male. Brutte persone. Però io per contratto devo chiederti, anche se a me non interessa assolutamente, ciao Andrea, chi sei, che fai, qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito, partiamo dalle cose più importanti, è il bianco, perché contiene tutti gli altri colori. Wow, ok. Che cosa faccio? Come sto? Bene, bene. Discretamente bene. Io sono uno studente lavoratore, studente di lettere, in lettere, è un lavoratore in ambito ferroviario, per
Ok, benissimo. Senti, io so che dunque all'interno del collettivo tu sei quello che si è occupato di portare il Poetry Slam nel mondo dell'università, in particolare università ovviamente locali, possiamo anche dire quale, l'Università D'Annunzio, via di Pescara. E quindi io volevo parlare con te proprio di questa esperienza, quindi chiederti un po' com'è nata l'occasione per questi eventi e com'è andata intanto, che tipo di esperienza è stata? È stata una grande esperienza, un'esperienza veramente molto edificante. Era partita un po' per gioco, un po' per diciamo come partono le cose migliori, senza essere autocelebrativi, però era frutto di un'esigenza. Tanto oggi ormai non potremmo fare peggio per evitare. Tu mi hai detto che sei studente quindi comunque sto per laurearmi, quindi sono alla fine del mio. Quindi comunque l'ambiente universitario è un ambiente che tu senti particolarmente vicino. Beh sì, io ho iniziato l'università collaborando con un'associazione universitaria che poi si è 360 gradi, che poi si è rivelata effettivamente importante anche in ambito slemmistico. E io ho iniziato con il giornale universitario e un po' di rappresentanza, quindi sentivo molto mia la realtà universitaria, la sento ancora da un po' da una distanza un po' meno ravvicinata, ma la sento ancora. E quindi hai avvicinato questi due tuoi mondi, quello dell'università e quello del Poetry Slam. Sì, infatti io comunque già facevo qualcosa con Poetry Slam Abruzzo, con il collettivo esternamente, poi esistendo io in una facoltà di lettere, quindi mi sembrava assurdo che non si parlasse di poesia o comunque al di fuori delle lezioni non ci fossero reading, ma che semplicemente o ci fossero dei momenti di espressione. Quindi pensavo, diciamo, che l'illuminazione è stata proprio quella del resto fisiologica, che lo slam in quanto format che avvicina molto sia il pubblico che i partecipanti e non richiede almeno, cioè è veramente aperto a tutti e possono farlo tutti. Era un mezzo per avvicinare gli studenti e farli ricominciare, se non a scrivere, perché poi, come abbiamo visto nel corso degli anni, c'erano tantissime persone che scrivevano, avevano bisogno di un posto dove esprimersi, e questo posto è stato proprio materializzato nel Poetry Slam, che infatti è diventata una solida realtà, raggiungendo anche 100-150 spettatori. Ecco, infatti io ti volevo chiedere in modo un po' più approfondito come fosse stata accolta questa esperienza dall'università, sia appunto dal basso, quindi appunto dagli studenti e da chi poi si è sentito di partecipare o anche solo di assistere a queste manifestazioni, e sia anche un po' dall'alto, cioè dall'università come istituzione, quindi se per esempio i professori hanno preso parte o si sono comunque sentiti coinvolti da questa cosa, come... Ah, c'è stato un bellissimo riscontro con il tempo, diciamo che come ogni cosa che inizia, ogni attività bene o male che inizia in università, c'è una diffidenza iniziale, ma anche si tende a non conoscersi e ad essere di nicchia. Infatti i primi eventi furono delle trasposizioni tra virgolette degli eventi esterni, quindi dove l'università era soltanto un contenitore, oppure degli eventi poco partecipati che però furono effettivamente il punto di partenza per fare anche noi un po' di pratica rispetto alla declinazione del format all'interno dell'università, per poi arrivare a una partecipazione veramente massiccia, chiaramente aiutati dalle associazioni universitarie, che siano PAS, che siano 360 gradi appunto, che ci hanno dato la possibilità di accedere all'utilizzo delle aule. Quindi l'istituzione università non ha mai, cioè ci ha sempre senza remore dato la possibilità di occupare le aule. Sicuramente io mi sento di dire in maniera un po' incosciente, perché forse non sapevano cosa stesse accadendo, cioè quale fosse la bellezza di quello che stava accadendo, ma comunque ci hanno sempre affiancato e si sono fidati. Si sono fidati.
e affidati. E poi dal punto di vista dei docenti ci sono stati diversi docenti, in particolare quelli chiaramente più affini a quello che poteva essere la spoken word, quindi la letteratura italiana moderna e contemporanea, ci hanno dato una mano sia per l'introduzione che per la presentazione, per dar rilievo a questi eventi, e poi ci hanno accompagnato anche in altre manifestazioni, ad esempio una collaborazione con il FLA dove si parlava appunto di poesia performativa, di poetry slam con dei poeti del suono nazionale anche di rilevanza. Quindi insomma c'è stata una bella partecipazione da tutti i lati. Siamo rimasti proprio contenti, poi ha fatto bene a tutti chiaramente, sia ai ragazzi studenti, all'università stessa, che a noi che abbiamo avuto modo di crescere in una realtà così fluida e dinamica. Certo, infatti il fatto di aver portato questo mondo tra insomma un pubblico comunque tendenzialmente giovane di studenti universitari, no? Immagino che abbia avuto anche un po' un eco, nel senso sulle vostre attività, sul vostro anche modo di... cioè è comunque una cosa che si presta molto bene ad avere un pubblico giovane, a coinvolgere ragazzi, anche perché tu giustamente hai detto prima Poetry Slam è anche un modo per sfogarsi, no? Anche per dare modo a voci che magari rimangono nel loro privato di esprimersi, sia dal punto di vista anche semplicemente artistico, ma anche soltanto in modo quasi, non so, terapeutico, nel senso che è anche una specie di terapia di gruppo, ma ovviamente non in senso banale, cioè... No, è effettivamente uno spazio, un luogo fisico a questo punto dove poter portare i propri pensieri, le proprie idee, non necessariamente delle performance o dei testi costruiti in maniera tecnicamente rilevante, ma sicuramente ogni esperienza, ogni qualsiasi cosa portassero, ognuno dei ragazzi che partecipavano era sempre importante, aveva sempre uno spessore notevole che faceva crescere tutti gli altri, e poi ci si riconosceva l'un l'altro, quindi è anche uno strumento di aggregazione che riusciva a creare dalla condivisione una relazione molto più stretta. Poi chiaramente siamo stati anche invitati all'interno dei festival universitari, delle associazioni, questo ci ha dato ancora più rilievo, e come dicevo siamo diventati una vera e propria un vero e proprio punto fermo dove gli studenti sapevano che potevano andare a performare, a leggere o a esprimere ciò che sentivano e ciò che sentono. Quindi insomma vi siete presi piano piano il vostro spazio per dare spazio a chi... L'abbiamo fatto, a chi preso lo spazio, bisogno, magari non sapeva di averne bisogno finché non ha visto il Robin Hood della poesia. Ecco, vabbè, insomma, adesso spazio di ricchi per andare poi. A posto così, grazie. Poi chiaramente il problema di un'università che può essere quella, cioè la D'Annunzio, è che ha una fortissima tendenza al ricambio generazionale. Nel senso che muoiono velocemente gli studenti. Sì, hanno tasso di natalità bassissimo, come il resto in tutta Italia. Quindi noi abbiamo, cioè io perlomeno ho fatto molta fatica poi a creare uno zoccolo duro che portasse, soprattutto in questa fase in cui mi sto allontanando, portasse, perpetuasse una tradizione, una cultura, uno spazio appunto, come abbiamo detto in precedenza, nel tempo. Quindi, possiamo considerare quindi questo un appello che tu stai facendo agli studenti universitari della D'Annunzio e non solo, ovviamente. Studenti universitari della D'Annunzio, sì. Cercate Poetry Slam Abruzzo sui canali Facebook, Instagram. Sì, no, chiaramente è difficile perché organizzare uno slam sembra una cosa lontanissima, in realtà è una cosa facilissima, bastano delle piccole regole, una poca organizzazione, un microfono e due casse e si fa lo slam. Quindi scriveteci che vi diciamo come si fa, magari vi aiutiamo. Esatto, volevo proprio chiederti se qualcuno volesse organizzare uno slam.
banalmente, o collaborare con voi, lo o contattarvi, come può farlo? Può farlo dalla pagina, c'è una pagina Facebook di Poetry Slam Abruzzo, c'è un canale Instagram, c'è... penso che... Basta e avanza. C'è una serie di locandine sparse, se le trovate bene, se passeggiate casualmente. Si aprono dei parchi alle volte in cui dentro ci sono le locandine degli eventi che abbiamo fatto. Fantastico, benissimo. Va bene, Andrea, allora io ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a voi, non vi libererete di me facilmente. Immagino di no, temo di no. E ti salutiamo, malgrado. Quindi a presto, ed è tipo una minaccia. Grazie a voi, ciao, ciao a tutte e a tutti. Ciao a tutti, io sono Francesco Dingiullo e prima di risponderti ti farei un piccolo background della mia esperienza, nel senso che ho conosciuto la Slam Poetry proprio in Abruzzo, in questo caso a Chieti, in una manifestazione organizzata da Andrea nella cornice dell'università di Chieti. Poi mi sono trasferito per motivi personali e strani ovviamente in un'altra città che è Torino e ho continuato poi a partecipare ad eventi sia di natura locale proprio qui a Torino, tra i quali per esempio annovero il concertino sul balconcino, oppure Atti Impuri, che sarebbe la competizione locale sotto la Lega Lips, e poi ho fatto parte anche ad altre manifestazioni di natura forse più nazionale e meno votate, meno con destinazione Poetry Slam. Per esempio a Roma, dove ho partecipato tra le altre cose al Festival del Verde del Paesaggio. Perché cito, diciamo, questa mia esperienza? Perché ti devo confessare che in tutte queste numerose manifestazioni, anche dislocate in diverse regioni, ho sempre trovato, o almeno quasi sempre, qualcheduno che fosse in una certa maniera passato e abbia, diciamo, incrociato la rete abruzzese, sia di manifestazioni di eventi culturali, sia anche di vere e proprie competizioni locali, addirittura regionali. E proprio per questo io ti posso rispondere anche alla seconda domanda. Sì, io secondo me si può parlare di una nuova comunità poetica, perché e questa nuova comunità, che è fatta principalmente e prevalentemente da giovani che fanno poesia anche diciamo per giovani, o comunque si vogliono mettere in gioco e danno una certa nobiltà, una certa importanza a tutte le realtà locali italiane, e quindi ho sempre sentito un feeling, mettiamola così, tra tutti i vari pretendenti all'interno delle manifestazioni, e ci sentivamo e ci sentiamo ancora tutti una comunità, io credo. Non si fa, diciamo, problemi a parlare di esperienze locali, tutti abbiamo avuto grandi esperienze in diverse parti d'Italia, e quindi ti devo dire che quello, diciamo, che si fa a livello nazionale è comunque coadiuvato, è comunque supportato da tutta l'attività delle reti locali e regionali. Io ho visto, sono passato da una realtà locale, ovvero quella abruzzese di Chieti nel mio caso, a una realtà molto più vasta. Ovviamente i paradigmi cambiano, nel senso che in Abruzzo, a Chieti, la Poetry Slam non è conosciuta come a Torino. A Torino si fanno proprio eventi solo di Poetry Slam e la gente sa cos'è e ci va. Però anche questo è secondo me un punto da sviluppare nella nostra regione in Abruzzo, perché è bello anche giocare e sperimentare con i luoghi in cui poter fare questo tipo di attività, magari, ecco, meno formali in un certo senso, ma sicuramente con una previsione di crescita devastante e con un impegno, un fascino, ecco, che forse in altre regioni, in altri tipi di competizioni non c'è. Con questa vi lascio e auguro, insomma, che la rete di Poetry Slam in Abruzzo cresca sempre di più. Gasdotto umorale, un latrato mi spacca le orecchie. Nel letto non dormo.
Il ragno si frigge sul neon intermittente. La ventola sgrana, l'odiato rumore canino pronto alla combustione del mio gasdotto umorale. E uno, scaglierei il televisore sugli scafisti, terroristi e pedofili armati assoldati dall'unità cinofila del Ministero di Grazia e Giustizia della CIA. 2. Iniettere il tubo catodico nell'ombelico politico di inutili bambini africani dal cranio enorme e li farei partecipare al Grande Fratello. 3. Sparerei in fronte ai giudici dei talk show gridando con feci animali raccolte a terra l'inesistenza del Regno dei Cieli e la repressione fallita delle escort in gravidanza. Il mio non è un paranoico fastidio uditivo, ma una crociata religiosa contro i cani depressi che gioirebbero nel vedere sulla sedia elettrica un padrone che non abbaia più. E concludiamo il nostro viaggio nel mondo del Poetry Slam con la nostra ultima ospite, e devo dire che sono anche molto contenta che sia una voce femminile. Si chiama Alessandra Prospero. Ciao Alessandra. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per l'invito e insomma grazie per aver chiamato anche me come voce femminile del fantastico collettivo dell'Abruzzo. Ma ci mancherebbe. Senti, io ti faccio subito la prima domanda di rito, e cioè quella di parlarci un po' di te, di dirci chi sei, che fai, anche se vuoi il colore preferito, tanto lo sto chiedendo a tutti, quello che vuoi. Ok, allora, partendo dal colore preferito, sono esattamente, i miei colori preferiti sono il nero verde, che sono quelli della mia città, cioè dell'Aquila, dopo il terremoto, terribile terremoto del 1703, in segno di, insomma, rinascita dopo il lutto, quindi la speranza del verde dopo il lutto. Nella vita che faccio, sono all'Aquila e diciamo, dopo un percorso che comunque è sempre stato afferente alla cultura e soprattutto alla poesia, ho aperto una mia casa editrice da 2 anni e mezzo all'incirca, ecco. E questa casa editrice si chiama Diamond Edizioni, sono quindi un editore, sono anche una giornalista, lo sono stata anche prima di aprire la casa editrice, ho collaborato con diverse testate locali, online, non online, insomma. E poi, insomma, tutto parte però dall'essere poetessa, ecco, questo è poetessa, insomma, nel senso più esteso, più ampio che si possa immaginare, secondo me, nel senso che il poeta è sempre un creatore, un artefice, ecco. Benissimo, quindi poetessa, editrice, giornalista, e chi più ne ha più ne metta. Senti Alessandra, allora io so che tu sei riuscita a consolidare proprio all'Aquila la tradizione, la manifestazione del Poetry Slam, e soprattutto l'hai fatto in un modo particolarmente bello secondo me, cioè organizzando il primo torneo Under 20 di Poetry Slam tra istituti superiori. E volevo parlare con te proprio di questa cosa, cioè del fatto di aver portato questo mondo nelle scuole, quindi con ragazzi giovanissimi, e volevo che tu ci raccontassi questa esperienza, insomma. Sì, allora, il primo Poetry Slam in realtà Under 18 in Abruzzo con le scuole secondarie. E oddio, sono passati già 4 anni perché si svolgeva la finale nel lontano 2016, l'8 ottobre. L'8 ottobre c'era la finale presso la cartiera del Vetoio all'Aquila. Prima di questa finale, che è stata combattuta, coinvolgente, travolgente, c'è stato un percorso di ideazione, di creazione e anche di organizzazione, quindi a livello gestionale, molto stimolante, insieme col collega Dimitri Ruggeri, che ringrazio e che saluto. Quindi io e Dimitri abbiamo curato
organizzato e alla fine realizzato questo campionato, questo torneo, che si è svolto appunto, come dicevo, con i ragazzi delle scuole secondarie dell'Aquila, con il liceo scientifico Bafile, con il liceo classico Cotugno e con l'istituto Amedeo d'Aosta. C'è stata una partecipazione, devo dire, notevole, una partecipazione soprattutto molto entusiasta da parte dei ragazzi, e questo è quello che ci ha lasciato, secondo me, di più un segno, è quello che ci ha toccato di più, perché tra l'altro il vincitore e anche la terza classificata sono ragazzi che tuttora praticano la poesia, la praticano insomma a diversi livelli, fanno parte anche della Compagnia dei Poeti dell'Aquila, insomma, di cui sono coordinatrice insieme a Walter Marcone, quindi insomma sono dei ragazzi che poi hanno nutrito questo Daimon, tanto per tornare appunto al nome della mia casa editrice. E è stata un'esperienza innovativa assolutamente, perché appunto è stato il primo Poetry Slam Under 18 in Abruzzo e nel centro Italia. Poi devo dire che oltre ad essere innovativa è stata molto molto emozionante, perché i giovani, insomma, sembra un luogo comune ma non lo è, hanno indubbiamente una marcia in più, e siccome effettivamente hanno più strumenti probabilmente di noi, che siamo davvero insomma schiacciati dalle sovrastrutture, è davvero produttivo lavorare con i ragazzi, produttivo e stimolante. Immagino. Allora, intanto volevo dire che mi è stato molto carino che hai nominato Dimitri, perché anche lui ha nominato te prima dell'intervento, quindi siete molto, è stato carinissimo. E poi volevo dire proprio questa cosa del lavorare con i più giovani. Sicuramente nuovi stimoli, tanta energia, magari non in più, però diversa. Però direi che anche per loro questa esperienza ha un valore molto importante. Abbiamo già parlato con Andrea delle attività all'università e del fatto che comunque il proprio come manifestazione, come format, il Poetry Slam anche diventa un momento di condivisione collettiva di emozioni, sentimenti, pensieri, e quindi penso che questo sia sempre molto importante e anche abbia un grosso impatto anche educativo, se vogliamo, che quindi farlo nelle scuole con ragazzi così, così giovani dovrebbe essere un po' anche la prassi, no? Sì. Per educare anche a queste cose. Sì, è vero, perché c'è poca prassi da questo punto di vista, in effetti. La poesia ormai, insomma, viene davvero snocciolata e proposta in un modo che secondo me è assolutamente anacronistico rispetto alla valenza originaria e alla valenza proprio, scusate il gioco di parole, poietica, cioè creatrice. E questo lo notiamo ogni volta che andiamo a fare dei laboratori, dei seminari, dei workshop nelle scuole, notiamo che c'è una risposta totale, cioè non ci sono, come dire, dei dissidenti oppure degli scettici, la risposta è davvero unanime, è molto partecipe la classe in tutto. E questo ci dà la misura di quanto la poesia sia invece attuale, sia attuale, sia un mezzo comunicativo connaturato a quella che è anche, se vogliamo, l'adolescenza. Infatti anche certo. da varie statistiche, no? Il pubblico, i lettori che comprano la poesia sono il genere femminile, quindi lettrici femminili e adolescenti. E allora chiediamoci perché, insomma c'è questo falso mito della poesia, che invece è una cosa, secondo alcuni, insomma, avulsa dal mondo, è una cosa ormai demodé. La poesia assolutamente non è demodé, la poesia, già la stessa nascita della poesia, quindi orale, la nascita orale della poesia, anche la forma orale, ci fanno pensare invece a una divulgazione a tutto tondo, una divulgazione verso una collettività, non verso un altro individuo, o una comunicazione fine a se stessa, quindi quella del lettore, ecco, che legge per sé. Peraltro i giovani
si esprimono in poesia, perché la poesia per sua stessa natura metrica e strutturale è una forma più diciamo vicina ai giovani, è una forma anche, se vogliamo, in questo contesto di social anche più condivisibile sui vari device, dispositivi, eccetera. È una forma più, da un certo lato, immediata per la sua lunghezza e per la sua struttura. Dall'altro, invece, è più ontologicamente polisemica e quindi è più vicina ai giovani, perché i giovani non hanno svuotato, come noi adulti, di significato le parole. I giovani in ogni parola hanno ancora tanti significati. Cioè, loro veicolano con una parola tutto un mondo di sfumature, di pathos, di sentimenti, e quindi è molto importante riportare la poesia ai giovani. E allora speriamo che ci sia l'opportunità ancora di farlo così come lo state facendo. E, Alessandra, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Grazie e ti saluto a voi. E ti do appuntamento a un prossimo podcast. Sì. Grazie, volentieri. Va benissimo, grazie. Ciao Alessandra. Ciao, a presto. Ciao a tutti, mi chiamo Claudia e vivo all'Aquila. Devo dire che da sempre sono stata appassionata di poesia, ma non l'ho mai presa molto in considerazione. La trattavo appunto come una passione a tempo perso. Ufficialmente mi ci sono approcciata per la prima volta proprio nel Poetry Slam Under 18. Inizialmente ero contraria a partecipare perché mi sono sempre vergognata di far leggere agli altri quello che scrivevo e soprattutto le gare in sé mi avevano sempre fatto paura. Alla fine però mi sono decisa, grazie però ad alcune figure che mi hanno spronato e direi quasi costretto a partecipare. In particolare voglio ringraziare Alessandra Prospero e Dimitri Ruggeri che, pur essendo allora delle persone appena conosciute, mi hanno subito spinto a coltivare questa passione. E la mia professoressa di letteratura delle superiori, Francesca Di Giandomenico, che invece mi conosceva già bene e sapeva appieno cosa era in grado di fare. Il Poetry Slam devo dire che andò molto bene per essere la mia prima volta. E arrivai seconda e ne fui entusiasta, naturalmente, perché mai mi sarei aspettata un simile risultato. E questo mi portò l'anno successivo alla finale nazionale, appunto, del Poetry Slam Under 18. L'edizione si tenne a Todi quell'anno e per me fu un'esperienza illuminante. Conobbi gli altri partecipanti prima della gara e con mio grande stupore feci subito amicizia. Ero molto a mio agio e sembrava quasi come se non si dovesse gareggiare. Io ero già soddisfatta di essere arrivata fin lì, infatti. L'unica pecca che forse ho trovato proprio nel Poetry Slam in sé è stata la giuria. Questa infatti era stata decisa fra le pochissime persone che erano in sala non familiari a noi partecipanti e quindi senza alcuna estrazione come di solito si fa nei Poetry Slam, appunto. I membri della giuria infatti non sembravano molto felici di essere lì e cercavano solamente di sbrigarsi a concludere la gara. Questo però mi ha importato fin poco, come appunto il fatto di essere arrivata ultima, proprio perché l'ambiente che si era creato era di semplice tranquillità e spensieratezza. Dopo la finale ho capito finalmente che potevo fare di quella piccola passione qualcosa di più. E il mio percorso di studio infatti è totalmente opposto al campo letterario, ma ciò appunto non significava che non potessi coltivare la poesia e più in generale la scrittura in sé. Per un periodo infatti mi sono dedicata prettamente alla scrittura di racconti, come sto continuando a fare adesso, che dall'origine, appunto da quando ero piccola, sono state la mia prima valvola di sfogo. Perché in fondo per me la scrittura e la poesia sono questo, un piccolo pezzo di mondo in cui posso dire quello che provo senza dover essere giudicata. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, l'esperienza dello Slam Poetry effettivamente ha cambiato moltissimo sia il mio modo di concepire la poesia, sia il mio modo di scrivere testi poetici. Io sono sempre stato legato, fin da quando ho iniziato a scrivere, al testo, ovvero al testo scritto, al nero su bianco, all'inchiostro su carta. Quando però sono entrato appunto nell'ottica dello Slam Poetry ho capito che si stava spalancando di fronte a me una nuova dimensione. Se da un lato, dalla parte dello scritto, c'era la possibilità bellissima di ripetere all'infinito la lettura di un testo e quindi trovare non solo se stesso ma trovare vari se stessi e vari significati all'interno di una poesia, lo Slam Poetry mi poneva di fronte a una difficoltà enorme, ovvero quella di far intendere un significato ben chiaro
nell'ambito di una sola lettura, una lettura per di più irripetibile proprio per il fatto di essere una performance, quindi di dover raggiungere alla dimensione dello scritto, della poesia, alla quale ero sempre stato abituato, anche quella del gesto e della voce. Che ovviamente si è trattato di un'esperienza assolutamente innovativa che mi ha profondamente cambiato. E da quel momento, proprio dal slam poetry, ho cominciato a indagare, a sperimentare su tutte le varie possibilità di inserire questa dimensione teatrale, orale, potremmo quasi dire rituale, perché ha la forma quasi del rito, appunto, l'oralità della poesia, all'interno della dimensione scritta. E i risultati sono stati anche piuttosto proficui, perché significava in un certo punto di vista rendere meno immobile, meno statuaria, meno statica la poesia scritta e trasportarla nella dimensione dell'immediatezza. Perché è proprio questa forse una delle grandi differenze tra una poesia recitata, resa teatrale, e una poesia scritta, ovvero l'immediatezza. La poesia orale non ha il medium della scrittura, della pagina, ma c'è l'immediatezza, soltanto l'aria, soltanto una distanza relativamente breve separa il poeta dal pubblico, mentre nel caso della carta la distanza è spesso sia temporale, quindi una poesia scritta vari decenni prima, in altre aree geografiche, in altri contesti. Ebbene, lo slam poetry ci può indicare anche una via, pertanto, per rendere più attuale la poesia, più attuale e più immediata anche la poesia scritta, e con questo io vi ringrazio. E con queste testimonianze dei giovanissimi Claudia Scaramazza e Carlo Carducci siamo davvero arrivati alla fine di questo viaggio. Ringrazio ancora una volta il collettivo Poetry Slam Abruzzo per averci raccontato la loro storia e per averci portato anche la loro poesia. Ringrazio anche Niccolò Venturini e Francesco Dingiullo per le loro testimonianze e soprattutto ringrazio voi che ci avete ascoltato in questa, devo dire, lunghissima puntata. Vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo podcast. Il progetto ONG in Radio, più di prima Pescara, Altra Marea, è un progetto dell'Associazione di Promozione Sociale Movimentazioni, con la partecipazione dell'Associazione Ginestra e il supporto di Arci Pescara. È promosso dall'Agenzia Nazionale Giovani e finanziato grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili, del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del programma comunitario Erasmus+. Siamo in via Venezia 4 a Pescara, presso la sede dell'Arci. Puoi trovarci online su Instagram e Facebook o ascoltarci su Spotify e Mixcloud cercando Altra Marea Pescara, oppure sul sito internet www.movimentazioni.org.